i nostri soggetti giovani, 9-18 mesi, e saranno giudicati da Pietro Paolo Condò, che ringraziamo per essere qui con noi. Benvenuto. Dal primo raggruppamento, ecco a voi il pastore svizzero bianco, il cane lupo cecoslovacco, il bovaro delle Fiandre, il pastore olandese a pelo corto, cane da pastore della Boss, il bearded collie, pastore catalano, border collie, cane da pastore scozzese a pelo lungo, cane da pastore scozzese a pelo corto, Australian cattle dog, Pumi, cane da pastore scozzese Shetland, cane da pastore dei Pirenei a pelo lungo, Welsh Corgi Pembroke. Primo raggruppamento, quello dei cani da pastore, ovvero razze selezionate come indispensabili ausiliari nella conduzione delle greggi o delle mandrie di bovini. Importantissimi per lo sviluppo dell'agricoltura moderna, questi soggetti sono caratterizzati da un istinto predatorio molto marcato che correttamente incanalato permette di gestire greggi anche molto numerose. Sono soggetti generalmente molto attivi, estremamente obbedienti e portati ad uno stretto contatto con il conduttore, perché come potete immaginare il cane da pastore lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a stretto contatto col pastore. Pastore bianco svizzero. Resta con noi. E quindi siamo pronti per accogliere dal secondo raggruppamento l'Alano Fulvo. Alano Nero. Alano Blu. Mastino Spagnolo. Mastino del Tibet. Terrier Nero Russo. Leon Berger. Bull Mastiff, cane corso italiano, Rottweiler, bovaro del Bernese, Schnauzer gigante nero, Schnauzer pepe sale, Schnauzer nano pepe sale, Schnauzer nano bianco, Schnauzer nano nero, Affenpinscher. Un soggetto per raggruppamento a decretare i 5 finalisti per questa classe giovani. Bull Mastiff per il secondo raggruppamento. Prima di chiamare i giovani del quarto raggruppamento ci serve qualche minuto per preparare il ring. Vi ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni per l'esposizione internazionale di Torino fino a martedì, per cui chi volesse iscrivere i propri soggetti è ancora possibilitato a farlo. Gruppo Cinofilo Torinese.it.
Siamo a posto e allora procediamo. Dal quarto raggruppamento, quello dei bassotti, il bassotto standard a pelo corto, il bassotto nano a pelo corto, il bassotto nano a pelo lungo, il bassotto nano a pelo duro. Bassotto Kaninchen a pelo corto, bassotto Kaninchen a pelo lungo, bassotto Kaninchen a pelo duro, mi mancano i tre standard. Resta con noi il bassotto nano a pelo corto, dal quinto raggruppamento, Podenco e Bisenko a pelo liso, Pharaoh Hound, American Akita, Alaskan Malamute, Akita, Samoyedo, Siberian Husky, Ciao Ciao, Shikoku Ken, Lapin Koira, Shiba, Solo mediano, cane nudo messicano medio, spitz lupo, spitz piccolo, bianco, spitz piccolo, fulvo, grigio, altri colori e spitz nano. Vediamo quale tra i differenti e numerosi soggetti di questo quinto raggruppamento giovani sarà scelto dal nostro giudice Pietro Paolo Condò quale rappresentante del proprio raggruppamento per il Best in Show Giovani. Put on the mask, bask in the glory of a superficial, satirical, never ending story. We all play a role, but only if you control. Lo spitz nano, il più piccolo tra tutte le razze presentate, rappresenterà il raggruppamento intero. E siamo quindi pronti per il nono raggruppamento, quello dei cani da compagnia, che vede presentati al nostro giudice Pietro Paolo Condò, il barbone grande mole nero, il barbone nano fulvo, il Cavalier King Charles Spaniel, lo Spaniel giapponese, il Carlino, il Grifone di Bruxelles, il Maltese, il Boston Terrier, il Bulldog francese, il Chihuahua a pelo lungo, lo Shih Tzu, il Bolognese, il Chihuahua a pelo corto, il Ruski Toy a pelo lungo ed il piccolo pechinese. Come vedete, molto numeroso anche questo raggruppamento dei cani da compagnia. Come
Every bet that I make, I'm all in. With no separation, the house always wins. What are the odds that we live in a lie? Truth is, you never know till the day that you die. Till the day that you die. Till the day that you die. That's how it goes, ladies and gentlemen, boys and girls. Barbone, Nano, Fulvo a rappresentare i cani da compagnia. Diamo qualche istante. Ed ora. Siamo pronti per presentare dal primo raggruppamento giovani il pastore svizzero bianco, dal secondo raggruppamento giovani il bull massif, dal quarto raggruppamento giovani il bassotto standard a pelo corto, dal quinto raggruppamento giovani lo spitz nano, dal nono raggruppamento giovani il barbone nano Fulvo. Pastore svizzero bianco. Grazie Diana. Mastiff. Bassotto standard a pelo corto. Spitz Nano.
Barbone, Nano, Fulvo. Ultimo colpo d'occhio per la nail up dei finalisti dei 5 raggruppamenti presenti oggi a NC Winner 2018 per il nostro giudice Pietro Paolo Condò, che è pronto a premiare. È pronto a premiare quale terzo classificato il nostro giudice Pietro Paolo Condò, accompagnato dalla splendida Sonia Merati, lo Spitznano. Al secondo posto, Bulmasef. Dopo vi svegliamo, perché altrimenti si scopre subito. Vince il titolo di miglior giovane soggetto appartenente alla razza Barbone, Fulvo. E come ha detto il nostro giudice, siamo in nuance, tutti e tre i soggetti sono sui toni caldi del Fulvo.